Adesso ci spogliamo tutti in piazza e poi ripartiamo. Ci spogliamo. Così ma parlo bravo. Ammassalo, ammassalo. È così. Oh. Anche voi, abbassatelo, così, scusa. Manca! Manca!
essere rappresentanti della mia scuola, ma soprattutto a nome di tutti i rappresentanti di tutte le altre scuole. E vi ringraziamo tantissimo per essere qui oggi. E l'unica cosa, non voglio dilungarmi, voglio solo dire due parole. Spero che sia chiaro il concetto per il quale siamo venuti qui oggi a manifestare. Applauso! Spero che non la prendiate come una semplice giornata per saltare la scuola, perché comunque i diritti dello studente e lo studente in generale sono quello che ci permettono poi di fondare, di formarci e di combattere l'ignoranza, che secondo me è il male peggiore che ci sia al mondo. Erano queste le parole che volevo dire. Io adesso lascio la parola agli altri rappresentanti, a Chiara Maiolo, e grazie di nuovo. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Ogni anno il 17 novembre ci prendiamo piazze e strade di questa cittadina per rivendicare diritti che a volte ci vengono negati e per ricordare chi prima di noi è morto per la lotta. Ogni anno in questo giorno divento sempre più convinta che la nostra lotta debba essere continua e instancabile. In questo periodo storico è necessario, se non indispensabile, riprenderci le piazze, occupare le scuole, farlo con passione, coraggio e dedizione verso la nostra terra. Farlo perché alcuni diritti così scontati a volte vengono messi in discussione. Oggi abbiamo tanto su cui lottare. Siamo stanchi di una scuola che non educa più, burocratica, fredda e distaccata da noi giovani, di una scuola nozionistica che non ci pone di fronte alla realtà, non ce la fa conoscere. Dobbiamo indignarci quando i fondi destinati all'istruzione vengono tagliati, quando il mafioso e il massone di turno passa prima di me e mi scavalca, quando il colore della pelle diventa un mezzo di divisione e di emarginazione. Dobbiamo indignarci quando un docente entra in classe e non fa il suo lavoro, perché in quel momento mi sta privando del diritto allo studio. Dobbiamo, scusate il termine, incazzarci quando ci prelevano dalle classi per attività inutili e noiose di alternanza scuola-lavoro, che molti di noi sono costretti a fare. Anche in quel caso l'obiettivo è renderci schiavi e ignoranti. Ora si parla di controlli, di polizia, con cani antidroga davanti le scuole. Una sorta di psicopolizia, avrebbe detto Orwell. E io sono arrabbiata perché non ho mai visto nessun controllo che mascherasse gli imbrogli e la corruzione che c'è dentro la scuola nei confronti di quelle persone che fregano i soldi a mio padre. Il 17 novembre ogni anno scendiamo in piazza in ricordo di coloro che sono stati uccisi per difendere i propri diritti contro un regime oppressivo. Ma oggi mi preme ricordare anche un altro periodo storico, il 68, che a noi oggi dovrebbe dirci tante cose. Il 68 non deve essere un ricordo ma una realtà, e ogni giorno deve essere 17 novembre. Deve essere 17 novembre quando si subisce un'ingiustizia, quando la verità viene occulta, quando il diritto allo studio viene negato. Basti pensare al tasso di dispersione scolastica della Calabria, che ha raggiunto quasi il 17%. Siate informati, critici e liberi, armiamoci di sogni, uguaglianza e libertà. La forza della gioventù si nutre dalle rivoluzioni. Non tutti oggi sanno perché combattiamo. Ma non arrendiamoci di fronte ai mali della democrazia. Non disperdiamo le conquiste e i sacrifici di chi ha lottato prima di noi e non stiamo in silenzio. Difendiamo le parole, difendiamo il diritto allo studio. Oggi è sempre 17 novembre. Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi ho deciso di manifestare e di scendere in piazza per rivendicare tutti quei diritti che, grazie a gente che ha lottato prima di noi perdendo la loro vita, oggi abbiamo ottenuto, anche se molte volte ci vengono ancora negati. Ho deciso di scendere in piazza perché, come anche tutte le altre manifestazioni, richiediamo più sicurezza all'interno delle scuole, che non siano le telecamere, che non siano i carabinieri fuori dalle strutture scolastiche con i cani antidroga. La nostra idea di sicurezza è ben diversa da quella che hanno loro.
La legge piuttosto dovrebbe impegnarsi principalmente ad eliminare la gente corrotta dall'istruzione pubblica. Richiediamo un'alternanza di qualità, trasporti efficienti e metodi educativi differenti da quelli che oggi vengono applicati. Vorremmo scuole in cui vengano affrontati temi importanti, quali l'educazione sessuale, quali discorsi comunque che ci educhino a lottare ogni giorno, che ci formino un pensiero critico. Pretendiamo che non vengano messe in pratica politiche disumane, che non fanno altro che promuovere le disuguaglianze sociali. Richiediamo una scuola aperta a tutti e tutte, che dia la possibilità di formare culturalmente e umanamente la gente con poche possibilità economiche. Lo studio riguarda tutti e tutte. Il diritto allo studio non ha razza, non ha colore e non ha sesso. Pare che l'Italia sia rimasta indietro nel tempo, intrappolata nell'oscurantismo medievale quando la Chiesa bruciava i libri o comunque l'istruzione scolastica non era aperta a tutti, ed è questo oggi che sta succedendo. Anche se siamo in un'epoca differente, io credo che sia proprio questo. Dico che ci vorrebbe il nuovo rinascimento. Anche noi oggi, come altri studenti e studentesse che ieri hanno scioperato in tutte le piazze d'Italia, siamo qui a rivendicare i nostri diritti e a pretendere più sicurezza e soprattutto a pretendere un modello di scuola che sia aperto a tutti e tutte. Io oggi voglio ringraziare le mie compagne di vita che da 5 anni hanno lottato insieme a me e spero che una volta uscite da quella scuola continuino a lottare, perché credo in loro e credo nella forza che tutti voi ci state mettendo e nella lotta e nell'amore che ogni giorno ci mettiamo insieme. Lottiamo! Grazie a tutti e a tutte, scusate l'emozione. Passo la parola a... Buongiorno. E buonanotte alla mia voce che si è svegliata, ancora non si è svegliata. Insomma, oggi è il 17 novembre. Il 17 novembre del 39 furono assassinati, furono processati, furono condannati senza processo 9 persone fra studenti e insegnanti. Noi siamo qui a protestare, non solo a protestare, a manifestare non solo per gli studenti, ma anche per i docenti e anche per quei docenti che stanno osteggiando questa cosa qua. Ok, quindi onore a noi che siamo qui, onore a noi che abbiamo avuto la forza e la volontà di essere qua, quindi un applauso a voi. Detto questo, noi siamo la generazione che dovrà ricostruire l'Italia. A noi è stata data un'Italia a pezzi, noi dovremmo ricostruirla e sembro un maniaco. Noi dobbiamo ricostruirla, ma la ricostruzione dell'Italia, dell'Europa, del mondo non si fa alzando i muri come qualcuno vorrebbe, ok? Il nostro obiettivo è quello di cancellare i confini, ok? Dobbiamo essere tutti uniti. Ricordate che il 17 novembre si ricorda anche la multietnicità della scuola, ok? Quindi questo è molto importante, dobbiamo essere uniti, tutto il mondo deve essere unito. Inoltre, studente, studiare vuol dire prendersi cura, studiare vuol dire amare. Ecco, allora io quello che vi dico è: cambiamo il nostro modo di pensare, leggiamo libri che ci piacciono, ascoltiamo musica diversa da quella che siamo abituati a sentire, iniziamo a trovare bellezza anche nelle cose in cui apparentemente non esiste, ok? Iniziamo a studiare tutto. L'augurio che faccio a noi per poter portare avanti il nostro paese e per portare avanti i nostri ideali è continuare ad amare tutto ciò che è cultura, e tutto è cultura. Iniziamo e continuiamo ad amare, dobbiamo essere studenti per tutta la vita. Grazie. Buongiorno ragazzi, io penso che più di quello che hanno già detto è difficile dire. Quello che vi voglio ricordare, che dobbiamo ricordarci ogni giorno tutti, non solo oggi e non solo durante i nostri anni scolastici, durante tutta la vita, durante il momento in cui siamo noi a dover agire, ok? Siamo noi a dover costruire le basi di un paese, le basi di tutto quello che vorremmo essere un giorno. Sapete cosa mi ha colpito? C'è una frase sull'istruzione, in realtà sul modo di diffondere l'istruzione, che mi ha sempre colpito, ok? E fa parte di un libro che a me è rimasto dentro, che è Il giovane oggi.
Holden, ma non mi metto a parlare di questo. Nel giovane Holden sapete cosa viene detto? Che arriva un momento nella nostra vita in cui ci sentiremo persi, in cui ci sentiremo come se la nostra voce non venisse ascoltata. Qual è quello che deve cambiare in quel momento, ok? Cioè, ci sono due possibilità: possiamo arrenderci e decidere di cadere, ok, nel buco in cui cadono tutti quelli che nel momento in cui non vengono ascoltati si arrendono e non parlano più, oppure possiamo renderci conto del fatto che tanta gente non è stata ascoltata in passato, ha deciso di mettere le parole che non sono state ascoltate per iscritto, di tramandarle, tramandare le proprie idee, tramandare i propri valori, tramandare i diritti che si vogliono avere, ok? Non è solamente istruzione, non è solo cultura, diventa poesia, diventa storia a un certo punto. Noi siamo quelli che possono fare la storia, come la storia è stata. Quindi mi raccomando ragazzi, siete presenti anche se abbiamo paura oggi, perché purtroppo, come ha detto Raffaele, noi oggi veniamo a manifestare per studenti e per insegnanti che oggi hanno deciso di non appoggiare, okay, la nostra manifestazione. Noi oggi non siamo scesi qua in piazza senza informarci, ci siamo messi a studiare quello che è successo il 17 novembre 39, ci siamo messi a studiare tutto quello che oggi non va più bene, ci siamo messi a ricercare statistiche, a cercare di capire che cosa c'è di sbagliato e cosa c'è da cambiare. Quindi mi raccomando, non abbiate paura e fate sentire la vostra voce, perché è la più importante di tutti. Salve a tutti ragazzi, scusate l'emozione. La manifestazione di oggi nasce insieme ad un'altra manifestazione che purtroppo partita in allegria finisce in tragedia. Nel 39 i nazisti intervengono deportando 1200 ragazzi nei campi di concentramento, perché normalmente i nazisti non facevano paura alla seconda guerra mondiale, non faceva paura dell'Inghilterra, la Francia, facevano paura a 1200 ragazzi che manifestavano senza armi e senza la violenza. Facendo un salto temporale vengo ai giorni nostri, questo sistema ci vuole ricurvi sotto il peso del loro potere, come se non si importasse nulla di quelli che sono i nostri diritti e i nostri doveri. Questo sistema si importa di abbassarci il voto in condotta se noi oggi partecipiamo alla manifestazione. Si importa delle sospensioni dei rappresentanti che provano sciopere e manifestazioni, però non si importa dei mancati trasporti. Non si preoccupa di andare a risolvere la situazione, parlo del nostro territorio, all'ordine quando il segretario generale da più di un mese. Non si importa di risolvere tutti quei problemi dovuti ad un'alternanza insufficiente, dovuti a posti di lavoro e abusi, posti di lavoro che mancano, speculazione. Guardate, Seneca diceva che ci sono diritti e doveri che non sono scritti, ma che sono più importanti di quelli scritti. Quindi questo dovere che non è scritto, secondo me, è il dovere di ribellarci qualora vi sono delle ingiustizie e non stare ricurvi sotto quel peso, non stare come loro ci vogliono. Il mio sogno è quello di avere una scuola unita, una scuola che parla di temi, di organizzazioni, di manifestazioni, ma soprattutto una scuola che parla di unione, perché dall'unione nascono le belle cose, dall'unione è nata questa manifestazione. E credo che solo dall'unione si possano raggiungere gli obiettivi seri. Grazie. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti davvero a questa quarta, credo se non erro, manifestazione per i diritti dello studente. Sono davvero commossa nel vedere tutti voi qui davanti a una band meravigliosa che tra poco suonerà, e arrabbiata con quelli che oggi hanno preferito, scusatemi se lo dico, andare a limonare in villa col proprio fidanzato oppure farsi la passeggiata. Quindi grazie a voi per essere venuti davvero, grazie. Come hanno già detto i ragazzi prima di me, la giornata internazionale dei diritti dello studente è ormai consuetudine per noi ragazzi. Un buon 70% lo prende come un modo diciamo per marinare la scuola, ma non è così, perché attraverso questa giornata andiamo a ricordare ciò che sono i nostri diritti: il diritto allo studio, il diritto alla libertà di espressione, e andiamo a ricordare tutti coloro che sono morti per il diritto allo studio.
non è una data qualunque, quella del 17 novembre, poiché ricorre l'anniversario degli eccidi nazisti di studenti e professori cecoslovacchi che si opponevano alla guerra nazista. Quindi adesso non mi metterò, scusatemi, a fare la lezione di storia, ma vorrei leggervi una stele babilonese che sembra attualissima, ma è stata scritta 3000 anni fa. Inizia così: la gioventù di oggi è corrotta nell'anima, è malvagia, empia, infigarda. Non potrà mai essere ciò che era la gioventù di una volta e non potrà mai conservare la nostra cultura. Non è vero. Siamo preoccupati per le nuove generazioni. Se andiamo avanti così, dove andremo a finire? Questo è un testo tratto, come dicevo prima, da una stele babilonese risalente a più di 3000 anni fa. Stesse difficoltà, stesse domande, ma diverse risposte. Io credo che oggi non abbiamo dimostrato questo, anche se veniamo identificati come quella generazione corrotta, malvagia, che se ne frega di qualsiasi cosa, la generazione dei cellulari, non ho parole. Noi oggi abbiamo dimostrato tutt'altro, noi siamo una generazione bella, viva, siamo la generazione di un'Italia che cambierà sicuramente, ma è niente, io sono un po'... ho la voce tremolante perché vedo i nuovi primini che oggi si sono messi a confronto con noi, noi pazzi, noi folli. E vi ringrazio davvero con tutto il cuore per essere venuti qui ad assistere a questa splendida manifestazione organizzata da soli studenti, soli studenti. Ok. L'ultima volta, lo studente paura non ne ha, lo studente paura. Grazie ragazzi, ora lasciamo la scena alla band, no? Buongiorno ragazzi, sono Gianmarco Caruso del liceo scientifico. Allora, io non sono qua né per prendermi gli applausi né per farmi ascoltare, cioè se volete ascoltarmi sarebbe una cosa bellissima e grazie. Allora, io vedo una bellissima manifestazione, ho visto un corteo fantastico, favoloso, in prima fila ho ripreso tutto ed è stato davvero fantastico, ma sapete cosa vedo io? Molta partecipazione, vedo molte persone indifferenti, vedo che siamo... quanti siamo qua ragazzi? Quanti possiamo essere? La giorna! 200? Quanti possiamo essere? Qua siamo pochissimi, il resto sapete dov'è? O a casa che dorme, oppure in villa. Perché? Perché noi siamo l'Italia del cambiamento, non sono loro che se ne fregano, non sono quei compagni che dicono domani abbiamo sciopero, no, è manifestazione, è diverso, dovete venire a manifestare, a capire cosa sono i vostri diritti. Non ci sono le persone, come ho detto nell'assemblea d'istituto, non ci sono, non ci saranno persone che vi daranno tutto, che vi imboccheranno con la cucchiarina, col cucchiaio, tutte le cose che volete. Dovete prendervi le cose che volete, dovete lottare per quello che volete, perché delle persone hanno lottato. E se ci accontentiamo di quello che abbiamo, un giorno non avremo niente e resteremo senza niente. Mettetevelo in testa. E ditelo a quei vostri compagni che non sono voluti venire qua, che preferiscono stare là dietro e magari mi stanno pure sentendo, che sono dei cretini perché non rispettano né loro stessi, né tutti voi e né tutti gli studenti che qua non ci sono, ma sono sparsi in tutta Italia e hanno lottato ogni giorno per tutte queste cose che noi oggi abbiamo. Ringrazio tutti per aver organizzato questa manifestazione fantastica. Faccio parlare Luigi. Bravo Luigi! Grazie ragazzi. Io sono 5 anni che vengo alle manifestazioni che vengono organizzate qui in Piazza San Rocco, tutti gli anni del 17 novembre appunto, ed ero tra voi 5 anni fa, vedevo dei ragazzi più grandi di me parlare, si è sempre discusso di cose, di argomenti un po' particolari, dai problemi appunto all'interno delle scuole, dall'istituzione che non funziona, dai vari governi. Quello che voglio dirvi ragazzi è che come un giorno io ero lì tra voi, oggi io sono anche qua e sto parlando, un microfono in mano, ma chiunque di voi, lo dico, volesse parlare può venire qua, dare una propria idea. Ecco, c'è un dibattito, è un confronto quello di oggi, è un'assemblea che si fa all'aperto, ecco, per tutte quante le scuole. Quello che volevo dire, il consiglio che voglio dare ragazzi, le vostre scelte, le scelte che fate ogni giorno,
la scelta di non sbagliare, di non essere magari omertoso o di far finta di non vedere, sono quelle che vi fanno diventare grandi e che un giorno cambieranno il mondo. Tutto parte dalle piccole cose, dal mettersi contro, che ne so, alla professoressa che non vuole dare l'assemblea di classe, perché è un vostro diritto, dal dirigente che non vuole dare l'assemblea istituto, perché anche quello è un vostro diritto. Diritti che sono stati acquisiti appunto grazie a tutti quei ragazzi che hanno lottato anni e anni fa. Quest'anno, ragazzi, ricorrono i 50 anni dal 68. Il 68 è stato un periodo di tumulti, di guerre vere e proprie. Agite da noi ragazzi, dai ragazzi che appunto hanno la nostra età, sui 18-19 anni. La loro è stata una rivolta un po' violenta, ma la nostra rivolta deve essere ogni giorno. Dobbiamo imporci, sapere che le nostre piccole azioni un giorno faranno grandi degli uomini come voi, o donne, insomma. Ragazzi, solo una cosa, oggi siamo 100, domani saremo 200, dopodomani saremo 300, ripartiamo da qui, non importa quanti siamo, è questa la nuova Italia, è questa la nuova generazione, ripartiamo dalle nuove generazioni. Io questo dico in ogni manifestazione che in questi 5 anni ho fatto, qualsiasi sciopero, qualsiasi manifestazione, eravamo 50, 20, io ricordo il primo sciopero eravamo 30 persone, oggi siamo 100, è già un traguardo, ripartiamo da questa Italia, ricostruiamo da qui, basta. È bellissimo. Sì, sono migliorate le manifestazioni, c'è più organizzazione, c'è più sentimento, i cori sono organizzati, certo. Io lo ammetto, anch'io al biennio partecipavo per inerzia, non capivo il vero significato di questa manifestazione, sempre portato come una protesta, che alla fine protesta non è, ma è per l'appunto ricordare i nostri diritti, perché in quest'epoca di una democrazia in cui siamo nati, in cui non abbiamo, come ha detto Alberto Angela, siamo nati in un periodo di pace, il più lungo in Europa, è scontato avere tutti i diritti, poter manifestare in piazza e far sentire la propria voce anche se sembra che non venga ascoltata. Quello che stavo dicendo è che in primo non capivo il vero significato e c'è una maturità dietro di 5 anni che oggi mi fa partecipare ed essere fiera di poter urlare insieme a voi, anche se molto spesso non state ad ascoltare. Grazie. Eravamo insieme. Ma qual è il vero problema? Sì, ci sono un sacco di giovani di classi di primi e secondi, ma io non vedo, come dicevano gli altri, i miei compagni, non vedo i miei compagni di quinto. Solo nel mio liceo siamo 700 e qua siamo meno di 200, quanti siamo? Quindi la maturità che si acquisisce col tempo non mi sembra che sia sviluppata, però io volevo parlare per lo più alle prime, alle seconde, alle terze, alle quarte, che continueranno questo percorso, continueranno a manifestare ogni anno per richiamare questi diritti. Volevo dire di non farvi abbindolare dal saltiamo un giorno di scuola, tanto che ce ne frega, facciamoci dare un'assemblea e poi usciamo e andiamo a manifestare, così non abbiamo conseguenze sulla nostra pelle, perché quando si tratta di metterci in prima persona poi tutti si tirano indietro, e invece voi oggi siete qua, anche la mia scuola, a manifestare, a ricordare e a non dare niente per scontato. Quindi ringrazio tutti quelli che sono venuti, tutti quelli di quinto e soprattutto i più giovani. Grazie. Ragazzi, e l'altra chitarra, Jacopo.